Vabbè, per quanto il Corriere all'epoca fosse di destra e quant'altro, però era... No, oggi con il risultato sbagliato, peggio della notte. In questo momento la crisi per quanto riguarda i metalmeccanici, quante persone danneggia nella zona milanese? Ah, ormai il conto viene aggiornato quotidianamente, le richieste di mobilità sono in costante aumento, noi abbiamo migliaia di lavoratori in questo momento in mobilità e purtroppo nei prossimi mesi prevediamo un aumento dei fallimenti delle aziende e ancora delle richieste di licenziamento collettivo. L'articolo 18 non si tocca! Qui ci sono i lavoratori pubblici e privati che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, cioè negli ospedali, in comune, nei comuni, nell'igiene ambientale, nei ministeri, negli enti pubblici non economici. Tutti i lavoratori e lavoratrici che quindi danno servizi alla città. Ecco, anche voi dite no a questa riforma del lavoro del governo Monti? Assolutamente sì, noi abbiamo un forte problema di precariato che va assolutamente stabilizzato, abbiamo molte cooperative sociali che devono fare ricorso alla cassa integrazione in deroga, quindi c'è una forte crisi e l'estensione degli ammortizzatori sociali anche al nostro mondo è fondamentale. Tu mi hai detto, mi sono trovata delle 4 ore meno in banca. La Repubblica fondata sul lavoro precario è una Repubblica fondata sulla democrazia. La vita di un giovane. Abbiamo diviso la cosa in 4 presidi per dare visibilità sulla città, su tutte le diverse parti della città di questa mobilitazione che noi facciamo contro, per cambiare il disegno di legge Monti-Fornero sul mercato del lavoro e anche per chiedere un piano straordinario per l'occupazione. Purtroppo i dati della crisi peggiorano da mese in mese, abbiamo bisogno che ci siano delle risposte perché qui è in discussione la coesione sociale delle persone del territorio di Milano e provincia. Ecco, al di là delle tante polemiche sull'articolo 18, ci sono altri elementi che non vi piacciono di questa riforma? Ma intanto sull'articolo 18 noi chiediamo che sui licenziamenti economici di natura individuale, nel caso vengano giudicati da un giudice illegittimi, questo produca il reintegro all'interno dell'azienda da parte del lavoratore.